Una giornata importante per il Golf Club di Miglianico, dove si sta disputando una competizione internazionale, l'Abruzzo Open, 7ª edizione, ed è stato presentato il progetto di completamento della Clubhouse, che darebbe un impulso in più alla struttura, non solo per questo territorio, ma per tutta la regione. Mario Dragonetti, presidente. Sì, oggi è una giornata importante, una giornata storica per il nostro circolo, ma soprattutto anche per l'Abruzzo. Appunto per questo motivo era presente tutta la regione, col presidente Marsiglio, che ringrazio veramente di cuore, insieme a Lorenzo Sospiri, che ci ha permesso di completare questo impianto, un impianto che da qualche anno che comunque funziona in maniera eccellente. Oggi in effetti ospitiamo l'Abruzzo Open, la 7ª edizione, quindi per noi veramente è un ripetersi di gare di un certo livello ogni anno. Innanzitutto, ecco, il finanziamento avviene per il completamento di un'opera pubblica, ci tengo a sottolinearlo, quindi fondamentalmente è importante per il completamento di un'opera che era lì abbandonata da qualche anno, e quindi non vediamo l'ora che venga realizzata per cercare di sviluppare e ospitare, diciamo, tornei ancora più importanti come quello che stiamo facendo adesso. Ester Volpe, vice sindaco del comune di Miglianico, che sta lavorando tanto e ha lavorato tanto per riportare su questa struttura. Sì, da 7 anni circa, quindi dall'insediamento dell'amministrazione ad Ezio, questa amministrazione ha preso a cuore il campo da golf, cercando di rilanciarlo a livello nazionale e internazionale. Ha affidato la struttura ad un'associazione sportiva e negli ultimi anni sono state effettuate ben 7 edizioni dell'Alps Tour nel circolo di Miglianico e 2 edizioni di Open Disabili, nonché altre attività, gare nazionali e internazionali, perché noi crediamo fermamente che il golf non solo è uno sport eccellente, ma è soprattutto uno strumento che consente di attrarre turismo a livello internazionale. Presidente Marco Marsiglio, dunque il progetto c'è e anche l'intenzione della regione di finanziarlo. Sì, è un progetto importante e lungimirante. Già da tempo il comune di Miglianico ha investito su questo impianto pubblico, voglio sottolineare questo aspetto, che ha forti ricadute occupazionali ed economiche sul territorio. Un impianto da golf di livello internazionale non è semplicemente 18 buche destinate a pochi appassionati di una disciplina oggi ancora molto di nicchia, ma è il punto di partenza di un grande circuito di turismo di qualità, di persone che amano mangiare e bere bene ed essere, appunto, è un turismo di qualità sul quale il nostro territorio deve e può puntare, perché ha molto da offrire.